Cagnone! Sa quanti giorni mancano a Natale? Buongiorno Valentina, ciao! Lascio la parola a Babbo Natale. Mancano 27 giorni a Natale. Sento degli strani rumori arrivare dalla fabbrica di giocattoli. E quel fumo nero non è un buon segno. Meglio che corra a vedere. Alexa, dov'è adesso Babbo Natale? Conosco qualcuno a cui chiedere. Babbo Natale, dove sei? Amici, oggi sto volando verso le Marche per andare a Candelara, dove si svolge una bellissima festa delle candele che illumina tutto il borgo. È un'iniziativa bellissima. Se riesco, verrò anche a dicembre per ammirare di nuovo questo straordinario spettacolo di luci e prendere qualche candela per la mia collezione. È imperdibile, ve lo assicuro. Parola di Babbo Natale! Ho, ho, ho. Buongiorno, oggi è giovedì 28 di novembre. Allora, partiamo questi Vlogmas con l'aspettando il dicembre. Saranno 3 giorni in cui ci terremo compagnia aspettando appunto l'arrivo di dicembre. Questo sarà il primo Vlogmas del canale di quest'anno. Io sono appena uscita, sono andata a prendere pane e giornali. Stamattina ho editato, caricato e messo online il vlog di novembre, quindi lo trovate prima di questo video. E adesso, fra un po', preparo il pranzo. Per prima cosa adesso attacco la stufa perché in casa c'è freschino, effettivamente. E poi mi metto a leggere un pochino e visto che oggi inizio a lavorare alle 5, quindi avrò praticamente tutto il pomeriggio a mia disposizione, oggi pomeriggio vado avanti con il Diamond Painting regalo di Natale per la mia amica ex collega. Così vado avanti con quello, intanto continuo ad ascoltare Juniper e Thorn, che mi piace sempre di più e di cui comunque mi manca più o meno metà. Sono a metà libro, più o meno cosa sono 4 ore di ascolto, ma neanche secondo me. Quindi anche perché sei arrivati a un punto della storia molto succoso e in cui voglio sapere adesso come il tutto andrà a svilupparsi. Quindi adesso attacco la stufa, inizio a preparare il pranzo e intanto vado avanti intanto a leggere Modao Zushi, che mi mancano poco meno di 100 pagine e quello anche, se mi riesce entro stasera, lo voglio finire. Così poi mi leggo qualche manga, anche perché domani passo in fumetteria, quindi ovviamente verrete con me, e in attesa dell'inizio di dicembre, quindi di quella che sono le letture dei libri, le TBR dei libri che ho scelto per dicembre, ci sfondiamo un po' di manga, così mettiamoci un po' in pari, perché li ho toccati effettivamente molto poco questo mese. Per il momento questo mese ho letto solo 4 manga, che è strano, di solito ho un andazzo molto alto, cioè leggo anche 25 volumi e passa. Ultimamente ne sto smaltendo pochi, dovrei rimettermi in carreggiata, anche perché siamo quasi a fine anno. Già che ci siamo, visto che siamo in tema TBR o non TBR, qua nella zona diciamo mail, vedete c'è la cassetta della posta eccetera eccetera, con anche il culo di un elfo che si è ribaltato, qua abbiamo il cassettino con i libri che voglio leggere, libri e fumetti che sicuramente vorrei leggere a dicembre. E già vi risaltano agli occhi alcuni titoli, infatti abbiamo il volume di Nightmare Before Christmas, che vabbè, il dilemma, legge a guardia d'Halloween e Natale, tutte e due le volte. Poi i primi 2 volumi del Gran Maestro della Scuola Demoniaca, del fumetto. Poi vorrei leggere i 2 volumi contenuti in questo cofanetto che avevo preordinato con le variant tutto degli Agenti delle 4 stagioni, la 9 della Dokusho della stessa autrice di Violet Evergarden, il 2° volume del mio Matrimonio Felice. Ovviamente è arrivato il momento di leggere Wicked e c'è l'audiolibro su Storytel che è su Audible, quindi lo ascolterò, sarà il prossimo audiolibro che ascolterò. E poi se mi riesce, mi rimane tempo, perché sapete che col fatto che ho solo un giorno di riposo il tempo un po' meno, vorrei anche portare definitivamente a termine Le Cronache Lunari leggendo Stars Above, la raccolta di racconti finale che dà diciamo una fine generale a tutta quella che è la saga che abbiamo letto fino adesso. E quindi queste bene o male sono le cose che vorrei leggere a dicembre. Ce la farò? Non ce la farò? Lo scopriremo ovviamente aggiornandoci di giorno in giorno con i vari vlog. Ciao amore, amore tati.
sei scontrosa perché ti ho svegliata. Amore, vedi? Ti lascio stare, va là. C'è già il muso molto contrariato. Sono le 2:30 del pomeriggio. Io sto bevendo la mia tisana. Adesso sistemo in cucina, poi vado avanti con il diamond painting. E nel mentre, appunto, sto continuando ad ascoltare Juniper e Thorn. Adesso il segnalibro è ancora fermo al capitolo 8, però sono già andata molto molto oltre, che il capitolo 8 è il punto, ecco, di inizio dell'ascolto di oggi. E mi sto rendendo conto che mi era capitato di leggere qualche opinione, vedere qualche opinione anche su TikTok qua e là, ecco, riguardo questo libro. C'è chi lo ha definito un libro disturbante per alcuni elementi, appunto, che vengono messi all'interno di questo testo. Comunque è una favola veramente molto scura, che deriva dalla storia Il Ginepro dei fratelli Grimm, che credo sia una di quelle che mi mancano come lettura. Infatti penso che poi la recupererò e, finito questo, me la leggerò. Però io sì, capisco che alcune cose che succedono effettivamente lo possano anche rendere disturbante, e a buon motivo, perché insomma situazioni non proprio bellissime. Però secondo me, se date del disturbante a questo libro, che per carità sono scene non proprio belle e potrebbero disturbare la sensibilità di chi legge questo libro, non avete letto I Terrestri di Murata Sayaka o qualsiasi altro testo di Murata Sayaka. Quelli sì che sono testi disturbanti, molto disturbanti, belli ma molto disturbanti. Questo sì è un po' disturbante, nel senso, dici what the fuck, però dai, disturbante potrebbe, ecco, lenire un po' la sensibilità di qualcuno. Però dagli del disturbante, sono altri libri disturbanti, appunto, tipo quelli di Murata Sayaka. Vabbè, continuo il mio ascolto perché siamo in un punto abbastanza critico e vado avanti con le mie cose e un po' di diamond painting prima di andare a lavorare. Buongiorno, buon 29 novembre, siamo a metà di questo vlog di Aspettando Dicembre, e volevo farvi un piccolo aggiornamento di lettura, perché ieri sono andata parecchio avanti con Juniper e Thorn. Oggi conto proprio di finirlo e mi sta piacendo veramente tanto tutta la questione un po' misteriosa di questo assassino, di questo mostro che causa questi cadaveri così smembrati, eccetera eccetera. È molto intrigante, e ora questo è andato a toccare anche la famiglia della nostra protagonista, cosa che ci si poteva benissimo aspettare che prima o poi accadesse. E diciamo che mi intriga una mezza idea su chi possa essere il colpevole, me la sono fatta, ma spero di sbagliarmi, ma secondo me non mi sbaglio. E niente, vedremo come si evolverà la situazione, come si andrà a concludere. Oggi volevo andare in fumetteria, ma ho optato per domani mattina, che essendo sabato forse c'è un po' meno casino ad andare fino a Rovigo. Quindi oggi pomeriggio, quando torno da lavoro, mangio e poi mi dedico a finire questo mentre vado avanti con il diamond painting. Quindi vedremo un po' come si concluderà. Invece alla fine ieri non sono più andata avanti con Modao Tsushi secondo volume, ma anche quello magari oggi, appena finisco Juniper e Thorn, voglio continuarlo. Magari lo finirò domani, non lo so, dipende quanto sono e se sono sconvolta dall'altro. E io alle 10:30 inizio a lavorare, finisco alle 2:30, prima di andare a casa devo prendere alcune cose che mi servono per il progetto, appunto, di scrapbooking, e per alcune ultime cose di regali di Natale e 2-3 robine extra, e quindi magari facciamo la spesa insieme. Adesso vediamo. Intanto oggi vediamo un po' dove è Babbo Natale. Che dite? Lo andiamo a chiedere ad Alexa? Alexa, quanti giorni mancano a Natale? Buongiorno Valentina, ciao, lascio la parola a Babbo Natale. Mancano 26 giorni a Natale. Mappe, cannocchiale, sacchi da riempire, guanti di lana, occhialoni per proteggermi dal vento, e pinne? No, queste non servono. Sì, insomma, abbiamo capito che come ogni giorno è molto, molto impegnato con i preparativi. Finalmente oggi è arrivato lo stipendio, sono riuscita a prendere la nuova espansione di Dreamlight Valley, e già che c'ero, visto che c'era la versione deluxe
scontata di Just Dance, anche se c'erano già dei contenuti che possiedo perché ho già l'abbonamento al Plus, eccetera, eccetera. Però mi veniva a costare meno rispetto che prendere solo Just Dance, quindi ho fatto due acquisti che dovevo fare assolutamente e poi sono qua per farvi vedere cosa sono riuscita a prendere da Action con quei pochi contanti che avevo, perché purtroppo anche oggi i circuiti Beeper e BPM non funzionano. Spero che questa cosa venga risolta, perché sabato e domenica, domani e dopodomani saranno delle giornate assurde. Io oggi, a prescindere, non sarei comunque riuscita ad andare in fumetteria. Adesso mia madre è uscita, prova ad andarmi a prelevare, ma io ho la Beeper, anche per i prelevi, da quello che ho capito, c'è qualche problema. Quindi ci sarà da piangere se non riesco a prelevare domani mattina, non riesco ad andare in fumetteria, anche perché poi domani è sabato, quindi figuriamoci se riescono a risolvere il problema. Comunque, muoro. Vi faccio vedere che cosa ho preso da Action. Praticamente sono tutte cose per creazioni, eccetera, eccetera. Allora, vi avevo detto che devo fare il regalo di Natale anche alla figlia di una mia amica, nonché ex collega, e ho preso le cose per fare la rosa della Bella e la Bestia. Unica cosa che io, di solito abbiamo questi glitter sparsi ovunque, quella volta che i glitter servono a me non c'è, non c'era quello che aveva dentro il colore rosso, però ho preso lo stesso questo perché c'è il colore bianco e l'argento, quindi magari riesco a giostrarmi un po' il bianco e l'argento. Comunque ho preso quello, il bouquet di rose, ovviamente le lucine led da 40, erano quelle più piccole, e la teca dalla zona deco. Quindi qua abbiamo tutto e poi mi ingegno. E poi ho preso un po' di filati che mi servono per il punch needle, quindi per il lago magico, e ho preso questi quattro qua, che sono questi, che l'ho preso doppio, due, perché c'è l'azzurro che serve a me, questo ovviamente con i marroni, grigi e bianco e nero, e questo che sono colori un po' più scuri. Poi ho preso anche di questi qua, che sono di cotone, un pelino più grossettini di quelli, quindi questi colori qua e questi colori qua. Quindi per un po' adesso ho questi, adesso sto solo aspettando il set completo con i vari aghi che ho preso da Shane proprio stamattina, proprio perché è arrivato lo stipendio. E poi ho preso alcune cosine che mi servono per fare la sfida di scrapbooking, quella appunto dello shake. Quindi ho preso un po' di perle e perline varie che sono molto carine, ho preso questi che sono paillette, anche qua cose varie, e questo qui, anche questi qua. Adesso per fare quello mi manca solo la carta apposta, ma quella la prendo da Amazon, che potrebbe andare bene anche la carta fotografica, ma deve essere completamente trasparente. La carta fotografica invece dietro ha la carta, quindi devo prendere la carta apposita, l'ho vista su Amazon neanche a tanto, quindi la prenderò lì. E questo è stato il mio bottino. Dovevo prendere altre cose, ho preso anche da mangiare per i gatti, dovevo prendere altre cose ma avevo solo 30 euro di contante in tasca. Per fortuna ho lo sconto dipendente, quindi sono riuscita a stare sotto i 30 euro, però ho dovuto lasciare là le vitamine e caramelle per i capelli, che io ieri ho preso le ultime due e adesso non le ho, e poi devo prendere una padella a mia madre e gliela prenderò un'altra volta. Ho dovuto purtroppo limitare a quello che effettivamente mi serviva, proprio perché il bancomat non andava nel bancomat, neanche la prepagata e neanche pagare col telefono che me la prende come Visa, proprio zero, non ne voleva sapere. Bene, adesso sistemo qua, poi mi metto a fare il diamond painting e vedo di finire Juniper e Thorn, perché voglio davvero sapere come il tutto continua.
sono le 8:15 di sera, io ho appena finito la mia sessione di diamond painting, ho fatto 6 quadratini, ma impegnativi, e quando dovrò fare la parte degli alberi sarà ancora più impegnativo, ma nel mentre ho finito di ascoltare Juniper e Thorn, e tutto si è rivelato bene o male come l'avevo capito, però con qualche what the fuck c'è stato lo stesso. Molto soddisfatta di questa lettura, ascolto, mi è piaciuto molto, 4 stelline gliele ho date, tutta la parte più, diciamo, gotica, creepy, misteriosa, meravigliosa, niente, storia perfetta. Voglio leggere la storia del ginepro dei fratelli Grimm, che è una di quelle che mi mancano, che non ho mai letto. Devo guardare se nelle storie meravigliose, nei libri dei fratelli Grimm c'è, ma secondo me sì, magari dopo ci guardo. E niente, intanto abbiamo finito questo. Obiettivo di stasera e domani finiremo da Uzushi, così da iniziare dicembre con le letture nuove. Non vedo davvero l'ora. Adesso penso che per oggi non ci aggiorneremo più, quindi ci vediamo direttamente domani con l'ultimo aggiornamento della giornata pre-dicembre. E dopodomani è dicembre, fine dell'anno si avvicina. Per poco quest'anno del piffero finisce. Anno bisesto, anno funesto. Non sbaglierà mai per queste cose qua. Buongiorno, oggi è sabato 30 di novembre. Novembre è finito, siamo pronti per dicembre. Io sono pronta, me ne sto andando in fumetteria. Da quello che si è capito, in teoria dovrebbero aver risolto il problema dei pagamenti col Bancomat, ma io per sicurezza ho i miei contanti, che non si sa mai. Niente, partiamo per quel di Rovigo. Questa sciarpa è bellissima, mi lascia tutti i pelucchi, c'ho pelucchi su tutto il cappotto. Niente, partiamo per quel di Rovigo, andiamo a vedere che cosa c'è in casella, ma ci sono un po' di cose secondo me, e poi torniamo a casa, e una volta a casa porremo la solita domanda di tutti i giorni ad Alexa, quindi poi vedremo come è messo Babbo Natale con i preparativi. Alla fine, come avete visto, ieri sera ho letto la favola la fiaba dei fratelli Grimm del ginepro, e effettivamente in realtà una volta letta mi sono accorta che io già l'avevo letta, l'avevo completamente rimossa, però la conoscevo, e quindi niente, l'avevo già letta e mi sono rinfrescata la memoria, e mi piace sempre vedere come fossero crude le fiabe dei fratelli Grimm. Mi sono così riletta qualcuna, anche già che c'era tipo Cenerentola, la parte in cui una si taglia l'alluce e l'altra il tallone per entrare dentro alla scarpetta, fantastico, adoro. Gli uccellini, le tortore che le beccano gli occhi, le rendono cieche, adoro da morire. E queste erano le storie che insegnavano tanto, ma i crucchi sono abbastanza sadici, e basti pensare al Durst Werpeta, quindi a Pierino Porcospino, che anche lì libricino per insegnare le cose, per rendere bravi i bambini, ma fatto in una maniera alquanto macabra. Hoffman eri veramente fuori di testa, però effettivamente qualcosa insegnavano, anche perché Durst Werpeta è un testo che ancora, da quello capito, si fa leggere ai bambini per insegnargli qualcosa. Mamma mia, poveri bambini, noi siamo cresciuti con le fiabe e le favole carine e coccolose adatte a dei bambini, quando in realtà nelle loro versioni originali comunque erano storie anche abbastanza macabre, appunto vedi Cenerentola o altre. È così la vita, però è bello rileggere da adulti, perché ci trovi tutti i significati nascosti, e soprattutto vedi la parte cattiva di queste storie che magari da bambino non ci fai neanche caso. Bene, dopo questa bellissima perla di saggezza direi che partiamo, ci aspettano più o meno 20-30 minuti, dipende da che velocità riesco a fare, quindi dal traffico che c'è, in quel di Rovigo, quindi andiamo a spendere soldi in fumetteria. Forse non è stata una gran scelta quella di venire a Rovigo nel weekend del Black Friday, non sono neanche riuscita a parcheggiare il mio solito posto, ad andare al parcheggio multipiano, vabbè, c'è il mondo.
Sulla strada no, qua sì. Comunque sono in dicitura della fumetteria. C'è un freddo cane. Fa freddissimo, ma veramente. Ci riaggiorniamo dopo. Olè, vincitrice. Effettivamente non c'era tanto. E ora direzione macchina e poi si torna a casa. Alexa, quanti giorni mancano a Natale? Buon pomeriggio Valentina. Ciao, lascio la parola a Babbo Natale. Mancano 25 giorni a Natale. Devo correre a comprare i calendari dell'avvento per tutti i miei elfi e gnomi. Speriamo di trovarne così tanti. E anche oggi Babbo Natale è come sempre impegnato. Io sono tornata a casa, mi sono fatta un caffè macchiato caldo perché ho preso una carica di freddo e vi faccio vedere cosa è venuto a casa con me dalla fumetteria. Non tanto, ho speso tipo 86 euro, non di più. Allora, abbiamo Skip Beat 44, che non vedo l'ora di leggere, come arte. Finalmente il 19 di arte, attendo questa serie con grande trepidazione. Da quello che so siamo vicini alla fine, quindi vedremo un po'. La variant del primo volume di Iona, che non potevo non prendere, perché è stupenda. Il 24 di Eden Zero, devo ricominciarla e mettermi in pari. Magus of the Library, il numero 8. Questa serie penso che la ricomincerò, non lo sto attualmente leggendo perché ne esce tipo una all'anno più o meno. Vabbè, il cofanetto di Insomnium Art School con gli ultimi due volumi e la cartolina celebrativa in omaggio. Mi hanno messo direttamente loro questo da parte senza che glielo chiedessi. Il nuovo volume di Vanitas. L'omnibus del viaggio di Zero, anche questo farà parte delle letture di dicembre, e poi il secondo volume delle storie animali estinti. Avevo il primo, devo ancora leggerlo, ma sono curiosa di leggere anche questo. E poi ovviamente come sempre in omaggio anteprima. Come suol dirsi, pochi ma molto buoni. Io molto felicione. E anche oggi è finita, è finita. Sto aspettando che mi si spagni un po' la macchina e vado a casa. Sono arrivate delle miniature nuove bellissime. Dopo ve le faccio vedere. Vado a casa, che ho la pizza che mi aspetta, ho famissima, sono cotta e domani mattina alle 8 sono di nuovo qua, quindi action, ci vediamo fra qualche ora. Buon appetito!